Buonasera, mi devo consegnare. Perché si deve consegnare? Anche se ve lo racconto non ci crederete, però ve lo dico lo stesso. Ho in casa mia moglie morta e altri due figli morti. Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia del massacro di Altavilla Milicia, più volte dopo la morte di Antonella Salamone si sono allontanati dalla villetta e in quelle ore potrebbero aver avuto contatti con quella che il giudice di Palermo definisce una rete amicale che avrebbe potuto ostacolarne le ricerche. Potrebbe esserci un gruppo religioso più ampio dietro il delirio mistico che ha portato Giovanni Barreca con la coppia a torturare e uccidere la moglie e i figli Kevin ed Emmanuel. Erano posseduti dal demonio il movente. Ci sono altri scenari dietro i soggetti che si sono mossi come protagonisti in questa vicenda? Forse sì. Cercheremo di capirlo. Il sospetto corre sulla rete di contatti social, soprattutto di Carandente e Fina. Ci hanno detto che saremmo dovuti andare nella loro chiesa a testimoniare, credo sia a Termini Merese, ha raccontato la figlia 17enne di Barreca, accusata degli omicidi. Qualcuno sapeva già dal 4 febbraio di quel rito nella villetta? Forse sì. Altri fratelli di fede, i quali si sono impegnati solo riunendosi in preghiera, afferma ancora il giudice Valeria Gioeli. E poi i drammatici messaggi di Kevin ai compagni di scuola. Al vaglio i cellulari e i computer delle vittime e dei fermati. Quando potrò uscire, chiede dal carcere la 17enne. Appare lucida e fredda, di certo ha mentito subito dopo la mattanza. Durante l'ultimo saluto ai suoi fratellini, l'appello dell'arcivescovo di Palermo. Diffidiamo di tutti quelli che si inventano immediatamente guaritori o santoni, diffidate. Allora, questi gli sviluppi delle indagini su una sconvolgente strage, quella di Altavilla, su cui si cerca ancora di indagare per capire tante cose che restano da capire. Allora, saluto Flavia Piccinni, che è coautrice del libro Nelle Sette, perché parleremo molto adesso di sette, e Tony Occhiello, vicepresidente dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette, è vittima per anni di una setta. Flavia Piccinni, i fatti di Altavilla, come li leggi tu che da anni te ne occupi di sette e di vicende che magari possono avvicinarsi a quella terribile, sconvolgente, quasi inenarrabile di cui stiamo parlando? Li leggo come un episodio, l'ennesimo episodio che diventa centrale, che fa rabbrividire tutta Italia, che ci scandalizza e che speriamo veramente sia l'ultimo episodio di una gravità inaudita, perché io sono andata a cercarmi nelle cronache, insomma, e anche nel libro avevamo fatto un lavoro di ricerca durato anni, ma un episodio del genere francamente non l'ho trovato. Bisogna risalire alla memoria alle Bestie di Satana, ma anche lì era una situazione completamente differente. In questo caso abbiamo un uomo che crede di fare un esorcismo e in realtà commette una strage. Occhiello, Tony Occhiello, lei quando e come ci è finito in una setta e perché? Ma è un meccanismo molto semplice, quasi banale direi, perché allora, tanti anni fa, ero a Los Angeles per lavoro e la mia fidanzata, a mia insaputa, faceva parte, insomma, di questa setta e quindi cominciò a trascinarmi, portandomi a questi meetings, a queste riunioni, dove vieni, come Flavia sa benissimo, circondato d'amore, o un presunto amore, col meccanismo manipolatorio del love bombing, e ti ritrovi in una cerchia di persone che dicono di essere la tua nuova famiglia. Certo, e se hai certo. anche qualche minima fragilità di tipo emotivo. E ci torneremo su questo, Occhiello, però restando sui fatti di Altavilla, sugli fatti sconvolgenti di Altavilla, Poletti, tu che pensi? Cioè, cosa si può pensare quando si leggono e si vedono episodi atroci come quello che stiamo ancora cercando poi di comprendere? Anzitutto quello che dobbiamo pensare, per riprendere il ragionamento di Occhiello, Luigi, è può capitare
a ciascuno di noi non c'è ceto, non c'è classe sociale, non c'è povero ricco. Le sette sono organizzatissime e sono in grado di prendere chiunque, basta solo un momento di fragilità. E poi ricavo il fatto di essere in buone mani per quanto riguarda le indagini, gli inquirenti si stanno muovendo in modo meticoloso per ricostruire quella che, come dicevi tu all'inizio, è una rete, non è un semplice episodio familiare, sono persone che si sono impossessate di altre persone e ci sono altre anime a conoscenza di tutto quanto, le stanno individuando, anche perché questo apre una riflessione sui pericoli della rete. In questo momento, in questi istanti, in rete è pieno di santoni che predicano, fanno cose strane, sembrano portare verso direzioni non estrema come questa, ma sembrano voler circuire il prossimo. Ecco, che sia la volta buona per punire duramente chi utilizza internet per portarsi via la gente approfittando delle debolezze. Tra poco, Roberto, vedremo anche questi aspetti, però con Flavia Piccini io vorrei riflettere sul ruolo della famiglia, del padre, ma anche della figlia, la figlia 17enne. Poi certo ci sono da chiarire anche, c'è da chiarire la rete, gli altri, quelli che stavano intorno, chi sono, dove sono, però l'ambito familiare, la figlia minorenne, insomma. La figlia minorenne sicuramente è un grande rebus, perché da alcuni è stata presentata come una ragazza che era del tutto inconsapevole e da altri invece come una mente lucida. Ovviamente riusciremo a capire effettivamente come sono andate le cose appena gli inquirenti avranno un quadro chiaro. Va spiegato, secondo me, è abbastanza significativo farlo, che la manipolazione mentale è un processo graduale, cioè le persone vengono indottrinate lentamente. Ovviamente se noi ci avviciniamo a un estraneo e questo ci dice, sai, esiste il demonio, io ti aiuto a sconfiggerlo, tutti quanti gli ridiamo in faccia. Invece, se lentamente ci si viene a prospettare prima un meccanismo, come diceva Tony, di avvicinamento, quindi love bombing, poi ci vengono dati dei piccoli dettagli relativi alla comprensione del mondo, quindi alla comprensione di noi stessi, saremo più inclini a sottostare alle indicazioni che ci vengono fornite e anche a portare a termine dei gesti completamente folli. Lungi da me giustificare questa ragazza, volevo finire questo, certo, lungi sì, da certo. me giustificare ovviamente questa ragazza, giustificare quanto accaduto, perché è sconvolgente, non ci sono parole incomprensibile. Per andare a definirlo, però è totalmente incomprensibile che una persona mandando dei messaggi continuasse a paventare una vita normale, mentre in realtà un'intera famiglia, una ragazza di 17 anni. Poletti credo volesse aggiungere qualcosa. Sì, Roberto, no, e poi vado volevo interrompere la collega che sta dicendo delle cose molto importanti, no, ma tornando al caso specifico, io voglio dire anche una cosa che dobbiamo avere il coraggio di dire. Questa famiglia era seguita per ragioni economiche dai servizi sociali. È possibile che i servizi sociali che paghiamo con i soldi delle nostre tasse entrino in casa e non si accorgano di niente? Possibile che la donna barbaramente uccisa, massacrata, abbia lanciato dei segnali in qualche modo alle amiche, il piccolo ha scritto agli amici? Ecco, possibile che la comunità non abbia colto? Io non voglio criminalizzare la comunità, però mi faccio delle domande su quelle persone che noi paghiamo, e sono persone altamente specializzate e salvano vite tutti i giorni in tutta Italia. Gli assistenti sociali fanno un'opera straordinaria e meritoria. In questo caso probabilmente non hanno colto l'aspetto del dramma, hanno colto solo l'aspetto economico, tanto è vero che la signora è stata aiutata dal comune, però insomma abbiamo pagato questo. Occhiello, quando si finisce dentro una setta, si entra dentro una setta, è una scelta individuale o poi inevitabilmente si finisce col coinvolgere la famiglia, i propri cari, anche gli amici? Insomma, cosa, mettendoli anche in pericolo, ovviamente, come abbiamo tragicamente visto ad Altavilla, che cosa succede? Quello che succede è il processo che Flavia ha descritto molto bene, che addirittura per chi si interessa
del fenomeno delle sette ha una definizione molto specifica, è quella del il processo della rana bollita, ovvero questo indottrinamento, questa manipolazione, sì, non avviene, come spiegava Flavia D'Amblè, non è una roba, altrimenti ha ragione, ci metteremo tutti a ridere, no, è una esposizione così graduale, così subdola, così meticolosamente studiata, che fa arrivare, vediamo, a queste tragedie che sono eccessi proprio, che dimostrano per converso la potenza della manipolazione mentale, perché quando si perde completamente il compasso, come in questo caso, vuol dire che questa manipolazione ha un potere addirittura quasi illimitato. Quanto ci ha messo lei, Occhiello, a capirlo e a uscirne? Purtroppo a uscire da questa rete che l'avvolgeva? Quanto ci ha messo? Purtroppo ci ho messo troppo, ci ho messo moltissimi, moltissimi anni per una serie di fattori, proprio perché è importante capire, nessuno entra in una setta sapendo di stare entrando in una setta. E per di più, nessuna setta ti dirà mai di essere una setta. È chiaro, è chiaro. E a questo proposito vi facciamo... È una religione, una pseudo-religione, no, certo, un movimento per la crescita individuale, per il potenziale umano. Proprio per questo vi facciamo vedere, sentire... No, poi torno da tutti voi, però è importantissimo sentire proprio queste parole. Buonasera, mi devo consegnare. Perché si deve consegnare? Anche se ve lo racconto non ci crederete, però ve lo dico lo stesso. Ho in casa mia moglie morta e altri due figli morti. Mia figlia l'ho lasciata lì, sono dovuto scappare. Perché io voglio fare la volontà di Dio. La mia macchina è bloccata dagli spiriti, sono a piedi, qua a Casteldaccia. Perché gli spiriti non vogliono che faccia la volontà di Dio. Gli spiriti? Gli spiriti si ribellano se si vuole seguire la volontà divina. La volontà di Dio nelle cose giuste, come amare il prossimo come te stesso. Sono scappato, ho lasciato mia figlia, che era posseduta. Mia moglie è morta. Il più piccolo dei miei figli anche. Allora, queste sono esattamente le parole di Barreca in quella telefonata che fa ai soccorsi dicendo venite, è successo questo, e ve le abbiamo voluto fare sentire tutte in sequenza perché fanno venire i brividi, sono agghiaccianti. Flavia Piccinni ha appena compiuto una strage inimmaginabile e fa questa telefonata. Sentire queste parole, leggerle e sentirle, che... Guardi, personalmente mi fa molta rabbia perché, come dicevamo prima, è un sistema che ha fallito e ne hanno pagato le conseguenze tre persone innocenti. La questione, secondo me, è duplice. Da una parte andare a distinguere effettivamente cosa Barreca dice persuaso e consapevole e cosa invece dice con intento manipolatorio rispetto agli inquirenti. Cioè, addirittura dice la macchina si è fermata per colpa degli spiriti, e poi perché ve le abbiamo fatte sentire le parole? Perché rivelano lo stato mentale suo e di tutti quelli che vanno intorno a lui poi. Prego. Sì, però la domanda è, siamo sicuri che era il suo stato mentale oppure lui ha avuto una presa di coscienza e ha continuato su questa falsa riga? Cioè, l'esperienza di questi anni che ho avuto nel mondo delle organizzazioni settarie mi ha spiegato come il confine della manipolazione sia molto labile e chi viene manipolato assorbe questi meccanismi, li fa propri e molto spesso li utilizza con gli altri. Cioè, semplificare questa faccenda, questione può portare a delle conclusioni appunto più semplici di quello che effettivamente è. Certo, resta Poletti la domanda, almeno per quel che mi riguarda, che cosa trasforma, cosa può trasformare l'aderente a una setta in un assassino poi di questa fattispecie? La manipolazione da parte degli altri e poi purtroppo il fatto che è accaduto, ma io sono d'accordo con la collega che ha appena parlato, perché viviamo in Italia e non occorre essere particolarmente intelligenti per sapere
che te la cavi con niente, che basta passare per pazzo e poi fai poca prigione, vai a spasso. È pieno di terribili personaggi assassini che, nonostante le condanne in barba al buon senso, stanno a spasso. Potrebbe quest'essere, che non so come definire, interpretare una parte, e lo testimonia anche il fatto che nei primi colloqui col suo avvocato in carcere, insomma, non c'è stata comunicazione, perché lui ha fatto quello che delirava. Secondo me invece si è reso conto di quel che ha combinato e prosegue purtroppo la recita per cavarsela con poco o niente, restare sostanzialmente impunito, perché hai voglia, no? Diciamo sempre, c'è da buttare via la chiave di fronte a certi episodi, i mostri devono essere isolati dalla società e ce li ritroviamo. Allora, a proposito di questo, ricorderete probabilmente la vicenda di Roberta Repetto, quella donna di 40 anni era affetta da tumore, era stata curata da un guru, da un guaritore, ecco, vedete, morta dopo tumore, curata con tisane, era stata curata con le tisane, era morto il Santone, il curatore, il guaritore, chiamatelo come volete, era stato condannato in primo grado, assolto in appello, ridotta da 3 anni a 4 mesi, a 1 anno, ecco, vediamola ancora perché finivo di leggere, insomma era interessante, ridotta a 1 anno e 4 mesi la condanna anche per il medico bresciano Oneda, confermata la soluzione per la psicologa Paola Dora. Insomma, questa è la notizia battuta adesso dall'agenzia a proposito dei contesti di cui parliamo. Occhiello, lei ha mai avuto timore che potesse succedere qualcosa di tragico quando faceva parte di una setta? No, il tragico succede solo per quanto riguarda la propria vita, voglio dire, quello che viene distrutto in una setta come quella della quale io facevo parte è l'autodistruzione, in realtà. Le vite degli altri sono relativamente affette dalla propria appartenenza ad una setta. Ma mi premeva toccare un attimo al punctum dolens che il dottor Poletto toccava qui, ovvero all'origine di tutto questo problema enorme in Italia c'è, come Flavio sa benissimo, la vacatio legis, il fatto che noi non abbiamo una legge che ci consenta di effettuare una efficace prevenzione contro il fenomeno della manipolazione mentale e dello sfruttamento delle debolezze, perché da ben 43 anni soffriamo di un vuoto normativo fin dal 1981. Sfruttamento, quando come lei giustamente dice. Allora, debolezze, attenzione. A questo proposito, Occhiello, vi facciamo vedere quante sono le sette e quante sono le persone che vi fanno in qualche modo parte. Tante. C'è quasi l'imbarazzo della scelta, dalle sette che attirano adepti promettendo di trovare risposte nella fede, che però poi si trasforma in fanatismo religioso, a quelle che introducono apertamente i seguaci al culto del demonio. Il tutto accompagnato da santi e santoni, compreso chi si professa veggente, giurando di vedere la Madonna in persona, come nel caso di Gisella Cardia, che a Trevignano, nel Lazio, ha conquistato numerosi proseliti. In Italia, con una stima tra l'altro per difetto, si calcola che siano almeno 500 le sette attive, e non sempre fanno leva sulla religione o sul misticismo. Esistono quelle che vengono definite appunto psicosette, ovvero gruppi che utilizzano strumenti anche desunti dalla psicologia per fare proseliti, ma che mescolano un po' di tutto. Non è assolutamente difficile che l'adepto di turno capti questo tuo momento difficile e ti pubblicizza un rimedio. Oggi sarebbero oltre 2 milioni gli italiani coinvolti, anche inconsapevolmente, in gruppi di fanatici. Le vittime sono quasi sempre persone psicologicamente fragili. Il 35% avrebbe meno di 30 anni. Le sette danno una risposta unica a tutte le domande e di solito propongono una verità assoluta, con la promessa di un miglioramento di se stessi dalla A alla Z. Un fenomeno in crescita, soprattutto durante i periodi di crisi economica e sociale. Come associazione abbiamo avuto un incremento di richieste di aiuto proprio nel periodo del Covid e anche del post-Covid. Una manipolazione mentale talmente forte che spesso chi ne fa parte è costretto a subire abusi, allontanarsi dai propri cari o anche dilapidare patrimoni. Improvvisamente, se tu esci,
ti trovi nel vuoto da cui provenivi prima di entrare. Flavia Piccini, l'abbiamo visto, non ci finiscono tutti, ricchi, poveri, istruiti, meno istruiti. Allora la domanda che ci facciamo è: ma c'è un modo per proteggersi da questo rischio di finire in una setta? Il fatto è questo, che quando qualcuno crede di capirti e ti fa sentire ben accolto immediatamente, si insinua nella tua vita e soprattutto puntualmente ti dà ragione, ti fa sentire amato, come dicono in tanti, ti fa sentire visto, i campanelli d'allarme devono iniziare a suonare e devono continuare a suonare se ti allontanano dalle persone che ami, dalle persone che solitamente frequenti, dai tuoi familiari, e devono continuare a suonare quando vedi che la tua volontà, i tuoi desideri lentamente si stanno affievolendo fino a scomparire. Cioè, il processo della rana bollita è proprio questo. Uno si trova dentro il pentolone, come raccontava Chomsky, tu ti trovi dentro questo pentolone, credi che la temperatura sia piacevole, poi a un certo punto l'acqua diventa così cotta, ti senti accolto, protetto, e lì scatta il meccanismo perverso che poi ti imprigiona. Poletti, sei d'accordo? È anche questione, come le citava Occhiello, che serve una regolamentazione, però se no qui il più furbo poi adesca gli altri, no? Cioè... Ha ragione Occhiello, Luigi, si attende una normativa, una legislazione da anni che non sta arrivando, e mi auguro che questa sia l'occasione giusta, perché le forze politiche si devono mettere assieme a risolvere questo problema. Però armi spuntate fino a un certo punto, perché nel momento in cui anche in questi istanti c'è gente su internet che ti dice vieni che ti do l'acqua santa e non seguire le indicazioni del medico, nel momento in cui tu dici a delle persone malate di tumore di abbandonare le cure, quelle date dai medici, quelli che hanno studiato, dalla scienza, per prendere dell'acqua santa, tu stai ammazzando quelle persone. E allora si può intervenire togliendo questa gente da internet. Nel momento in cui ti chiedono i soldi e poi li investono o in paradisi fiscali, perché c'è sempre il soldo di mezzo, o questi soldi comunque te li portano via, certo, li mettono da qualche parte, la Guardia di Finanza ce le ha le armi per andare a prenderli e seguire il flusso di denaro. Piccini, voleva aggiungere qualcosa a proposito? Mi pare. Personalmente io non sono d'accordo, perché un conto è il reato finanziario, un conto è l'abuso di professione, come gli esempi che sono stati fatti. Un conto è una legge che un ciarlatano è una professione. Uno che ti dice di andare da un medico è un ciarlatano. Abuso di professione è un ciarlatano e gli va impedito dalla polizia postale. Piccini, velocissima, perché finisce il tempo. Il problema è che serve una legge sulla manipolazione mentale, e dall'81 il reato di plagio è stato abolito, e adesso è il momento di tirarlo fuori. È finito il nostro tempo, ma è importantissime le cose che abbiamo detto, ma torniamo subito, state con noi, brevissima pausa. Allora, abbiamo tempo solo per i saluti, allora io ringrazio e saluto Roberto Poletti, come sempre, grazie di essere stato con noi Roberto, grazie anche a Flavia Piccini, coautrice del libro Nelle Sette, e a Tonio Occhiello, vicepresidente dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette, grazie di essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con il TG4 alle 18.58, noi col Diario del Giorno torniamo come sempre domani pomeriggio intorno alle 15.30, buon pomeriggio.